Oh, io non ho molto tempo perché c'è qualcuno che mi aspetta. Ma stasera voglio essere cattivo. Una barzelletta per adulti. Ecco, voglio essere cattivo, sì, sadico. Dato che l'altro ho il sospetto che sia un po' masochista, perché si diverte a essere trattato male. Dunque, voi sapete, i sadici fanno del male, i masochisti lo ricevono. Per i sadici il maggior piacere è dare dolore fisico a qualcuno, e il masochista non riceverlo. Londra, piccolo lampione in mezzo ad una via, nebbia, 3 del mattino, buio, 2 uomini camminano uno verso l'altro, si incontrano proprio sotto il lampione, e in quei momenti in cui si è un po' indecisi se lasciar passare la persona a sinistra o a destra, si guardano negli occhi, si intuiscono, ognuno capisce esattamente chi è l'altro. Allora il masochista si guarda intorno e dice al sadico: per favore, fammi del male. Il sadico, freddo, si guarda intorno. No. Scusi tanto, sa, ma quel villano mi ha dato una spinta. Prego, signora, si immagini. Bel paese questo, eh? Paese di cavalieri. Queste cose si vedono solo in Italia. In Francia, nei paesi civili, non succedono. Ma chi lo dice, signora? Scusi tanto, sa. Scusi tanto. Prego, signora. S'appoggi pure a me, s'appoggi. Grazie, s'appoggi grazie. Pure a me. Grazie. Qui trova protezione. Trova un uomo per bene. E non sono fatto io della pasta di certi giovanotti d'oggigiorno che fingono di leggere il giornale, vero, per evitare il favore, anzi il dovere, di cedere il loro posto ad una signora anziana che sta in piedi. Vero? Beh, insomma, basta, la prego, vero? Cosa vuole, siamo in Italia. Ecco. No, no, ma vede, io sono un uomo all'antica come lei, perché presso poco siamo della stessa età. Ma è veramente... E io quando vedo un giovanotto, un giovane seduto, vero, che dimentica il suo dovere dinanzi ad una signora, io non so trattenermi, io scoppio. Senta un po', scusi, ma che ce l'ha con me? E con chi ce l'ho? Chi è che sta leggendo? Leggo io? Ma guardalo lì, lo guardi. Un giovanotto grande e grosso con le spalle così, coi muscoli che escono dal giacchettone. Un giovanotto che fa cultura fisica, che se ne sta seduto e lascia in piedi una signora anziana, dico anziana. Anziana. Basta, vero? La prego. No, no, mi lascia andare avanti, signora. Sì? Che resti pure seduto. Ma chissà, sa, signora. Ha sentito? No, mi lasci dare a questo giovanotto la lezione che merita. Eh? Perché lui non salta, ha detto. E chi salta? Ha sentito, ma sa perché non salta? Perché se invece di lei, signora oramai di una certa età, ci fosse una signorina, di quelle signorine moderne di oggi, piene dappertutto, vero? Con 1000 forme, il signore si alzerebbe a scatto come un missile russo. Non farebbe il missile americano che sta giù. No, si alzerebbe di scatto. Ma siccome la signora non ha più 20 anni, vero? La signora ne ha 50. No, 35, prego, 35. Oh, gentile, essa signora è gentile. No, neanche per solo. Gentile, che per non aggravare la sua posizione dice 35. Invece si vede che lei può essere benissimo il figlio. Oh, lei mi ha proprio seccato, sa, in piedi ci posso stare benissimo. Oh, ha visto, ecco. Posso in piedi, allora ci vede. Ma chi gliela dà la forza, questa povera donna? Ma come chi gliela dà la forza? Ma non vede le caviglie gonfie che ha? Come fa a stare in piedi? Ma non mi pare, dove sta queste caviglie? Ma come, sono gonfie e deformate dalle bene varicose, ma non ce l'ha le bene varicose! Oh, meno male, ma non ce l'ha! Ce le ha le bene varicose, questa poveretta, che non so nemmeno come fa a reggersi in piedi, che mi ricorda una cavalla bolsa, mi ricorda, poveretta, che non sta in piedi. Ma non ti vergogni, non hai pietà di questa povera vecchietta, pensa a tua nonna, pensa a Mascalzone. Ma Mascalzone lei, tenga su, e mi dica se questa le sembra l'ombrellata di una vecchia. E ora mi dia nome e indirizzo, che le do querela per ingiurie. Bene, lei, caro giovanotto, che è stato così cortese, mi farà il favore di fare da testimone. Volentieri, ecco. Signora, volentieri. Oh, finalmente un cavaliere. Quando era in palcoscenico era divertente, perché parlava con una simpatia verso il pubblico, come se fossero tutti amici suoi. Questo era il bello di Walter Chiari. Fate il fatto che non sono più sigarette, è un problema qua. Vabbè.
Diamoci la cultura, ascoltiamo della musica. Estere o nazionali? Come saranno le commedie del prossimo anno? In prevalenza estere. Mite d'un casota adesso! Estere o nazionali? Apri la radio, ascolta la musica! Apri estere o nazionali? Me le offre anche! Me le offre! Ci sarà della musica in giro, cambia stazione, ci sarà! Ecco! Come una sigaretta! Come una sigaretta! Ma lì la musica! Come si fa a vivere così? Tutto mi ricorda la musica! Cioè, la musica mi ricorda le sigarette! Guardalo qua! Adesso bisogna comprare una radio e farla fare intorno a sto coso qua, che è l'unico che si sta fare. La pittura, già detto la pittura, dottore. Diamoci la pittura. Guardiamo il quadro. Il Vesuvio che fuma! Il Vesuvio che fuma! Fuma il Vesuvio, fuma! Lui fuma il Vesuvio! Lui può fumare il Vesuvio! Anzi, se non fuma, la gente sta male! Ma che peccato che non fuma il Vesuvio! Ecco! Dov'è una zicca? Dov'è? Qui c'è un tabaello, bello, portaci le tempo. Libri, 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 leggiamo! Giusto, leggere! Tu, libro, sarà il compagno del mio tempo. Il tempo del mio riscatto. Ah, due ore, nuovi personaggi, ogni pagina, nuovo mondo. Ma affezionerò dei nomi, ne odierò alcuni. Erskine Caldwell, romanziere americano. La via del tabacco. Basta, basta! Io che bello quando ero bambino io, che non fumavo, mangiavo liquirizia. E i libri erano belli, non mi ricordavano niente. L'isola del tesoro, che bello. Con le mappe del... Le mappe del tesoro. Io ho nascosto una sigaretta nel 53, dopo la prima visita del medico. Ed è nella mappa del tesoro. La mappa è qua. Questo è il vantaggio di una donna in servizio che non spolvera mai sotto i tappeti. Mappa del tesoro per rintracciare la sigaretta. Allora, andare vicino al tavolo da lavoro. Partire con la nuca appoggiata alla lampada del tavolo da lavoro. Quattro passi in avanti, con gli occhi al cielo. Uno, due, tre. Non bestemmiare, non sta bene, lo credo io. Non bestemmiare. Non bestemmiare, non sta bene. Ecco la sigaretta lì. Ecco la sigaretta qua. Oh, l'ho bene trovata. È cascata, bene trovata. E poi ce n'è un'altra. Due sigarette, cioè fare tre passi in avanti. Ne ho fatti due, ma lì sbatto la testa io. Uno piccolo, un passo laterale. Due piedi indietro, uno e uno, due, dietro front, andare verso la lampada e dentro c'è un'altra sigaretta, eccola. Sai cosa faccio? Ma questa è vuota, begli scherzi. E già si è rotta. Abbiamo una sigaretta. Abbiamo una sigaretta. Oh, piccola mia, piccola mia. Piccola. Non tremare, Sofia. Il fumo. Fumo, si fuma e si mangia. Ah, che bella. Sigaretta mia. Sigaretta mia bella. Fumo, io t'acchiappo, ti metto in bocca e poi t'acchiappo e ti metto in bocca. L'ho già consumata. L'ho già consumata tutta. Dov'è la mia sigaretta? Oh, no! Assassina! Ah! Cosa? È andata sotto il camion, è andata. Io ho cominciato così, guarda. Col baffo. Così ho cominciato. Nel 44. Ah. Cioè, avete uno specchio nel 44. Faccio vedere subito cosa dicevo. Molto vanitoso, Walter, ecco. Chiari. Tranquilla, tranquilla, tanto... Ecco qua, ero già quasi. Ecco. Allora. Speri di migliorare la situazione. Ecco, quello ho cominciato io, ho cominciato.
Fiulit enarizzatten. Inglese bombarden milanese scunden. Se rifugen in di cantin se cascen. E quando fera venen disen. Si tedesc come rügen. E andiamo avanti. Tedesco è una bellissima lingua, non voglio levare niente. Con la mia modesta cultura posso dire che anzi sono liriche e versi bellissimi di Goethe, di Heinrich Heine e di un mio quasi omonimo, Walter von der Vogelweide. C'è anche, sì, c'è anche una statua, a Merano o a Bolzano, non mi ricordo di questo poeta. Ma c'è una differenza di lingua, cioè che gioca a favore della nostra quando si tratta di cantare. No, per esempio, non so io, quando si canta d'amore. Spesso si dice io ti amo, ma sentite in italiano come sfugge bene. Io ti amo. Lì si deve cominciare a dire ich liebe dich. È già una roba di laringi, di faringi, di robe, capite? Il bacio, noi diciamo bacio. Già nel bacio italiano c'è già simbolicamente le due labbra si uniscono, bacio. E c'è quella C che è il fruscio proprio di un torrente che scorre sui ciottoli, bacio. Lì è küsse. E uno dice in Italia mi dai un bacio? Sì, là, mi dai un bacio, chisse via lì, chisse. Ma tutto, anche le parole più normali, per esempio lavoro, noi diciamo lavoro. Lavoro la Arbeit. Cioè, a dire in Italia, io lavoro, e sembra quasi, è gentile, sembra quasi vado a posare fiori, a deporre fiori, a raccogliere, io lavoro. Cioè, Arbeit, si sente di più che uno lavora, oi, Arbeit. Si sente Arbeit, si sente il rumore del trattore. Si sente Arbeit, si sente la vanga che entra nella terra. Arbeit, il colpo del piccone. Insomma, chi lavora muore. Arbeit, c'è la vita. Si sente subito. Poi basta, io mi ricordo quando ero ragazzino, vivevo vicino a un ragazzo tedesco che aveva naturalmente una Schwester tedesca e per addormentarlo gli raccontava la storia che la mia baglia raccontava a me. La mia in italiano era questa, semplicissima. Mi diceva la baglia, che era un po' toscana. Dice, tu vuoi dormire, ti racconto una storiellina d'animali, via, di una signora. C'era una signora che l'aveva una gallina. L'aveva una gallina che gli faceva un ovo al giorno. Ma la signora non era contenta, la voleva 2-3 ova al giorno. Allora incominciò a ingrassare la gallina nella speranza che la gallina gli deponesse 2-3 ova al giorno. Ma la gallina ingrassò talmente tanto che da quel giorno non fece più manco un ovo. Ora io mi addormentavo perché era piano, così. In tedesco ogni tanto io ero a casa di questo bambino e la Svezia gli diceva vuoi dormire? Che intanto da noi dormire già ci stende. Lì dormire è schlafen. Proprio così, schlafen, patabà. Schlafen, dice, vuoi dormire? E la storia è così. Eine Frau hatte eine Henne, welche jeden Tag ein Ei legte. Aber die Frau war nicht damit zufrieden. Sie wollte jeden Tag 2 oder 3 Eier haben. Sie nestete daher die Hände in der Hoffnung, mehr Eier zu bekommen. Aber die Hände durfte zu Bett und hörte auf Eier zu legen. Da bambino mi ricordo quando mi aiutavano a vestirmi, lasciami ricordare fino. Attenti a non fargli male. Fino all'età di 5-6 anni. E adesso capisco che il tempo è un arco, ecco, si sta saldando. Ma ecco, mi si aiuta a vestirmi come quando ero bambino. Si vede che veramente i due estremi si toccano, si somigliano, si specchiano. Ecco, vedo una fila di porte, un ballatoio, una ringhiera, un signore commesso viaggiatore, non so chi che entra, bussa ad una porta. A Napoli la porta si socchiude, un bambino così si affaccia con la canottierina a fil di pancia, no? Con la pancettina nuda, la canottierina così, un bambino un po' spettinato, con gli occhioni grandi, dice, che volete? E quel signore, scusa, guaglione, per favore, mi fai parlare con tuo padre? E il bambino, mio padre, quello è uscito quando è entrata mia madre. Va bene, allora fammi parlare con tua madre, chiama tua madre. E no, mia madre, quello è uscito quando è entrato mio zio Carmelo. Ah, ho capito, va bene pure lo zio, gli spiego io, dammelo zio. E no, lo zio non c'è, quello è uscito quando è entrata zia Nunziatina. Fammi parlare con zia Nunziatina, su, chi tengo presso. E no, zia Nunziatina, mi dispiace, quella non c'è, quella è uscita quando è entrata mia sorella. E chiami tua sorella. E neanche quella c'è, mia sorella è uscita quando sono entrato io. È la miseria!
E che è questa? Una cabina telefonica o una casa? No, la casa è quella là, questo è il gabinetto. È tenera, no? È bellina, vero? Vi ricordate il primo mico ad un anno di età? No, non ce lo ricordiamo. Non aveva fisionomia, non aveva nome, non aveva un particolare tono di voce. Non ci sentivamo né superiori né inferiori, comunque già abbisognavamo di un amico. Non c'era niente che ci legava a lui, l'unica affinità in comune era quella candelina che avevamo qui, che ci pendeva dal naso. Eravamo piccoli allora, poi saremmo diventati grandi, avremmo trovato un'automobile a 4 cilindri e perciò con 4 candele, ma allora andavamo ad una sola candela. Ah! A proposito di automobiline, che bellina che è questa. Una signora va da un negoziante di giocattoli e gli dice: per cortesia vorrei 2 automobiline. Ah, ecco qua, mi dà questa e mi dà questa. Il commesso le prende in mano così e la signora dice: mi fa lo scontrino. Il commesso guarda l'automobiline e fa ma non mi interessa, tesoro. Lei, che sarebbe la famosa amica del giaguaro, noi siamo qui a sudare perché io sudo. Non è il caldo, è la tensione. È l'alta tensione e pressione di dover raccontare le cose. E lei, mentre raccontava la gente, faceva: non lo so, non lo so. E lei fa: lo sapevo, lo sapevo. Sottomarino K5-1, comandante. John Smith, marinaio. Bravo, comandante. Bene, John Smith. Bravo, comandante. Tutto noi facciamo il comandante. John Smith, siamo tutto noi. Bene, comandante. Bravo, John Smith. John Smith, bene. Inversione. Inversione 3-2 atmosfere, 4, profondità 85, 0, 0501, tra... Comandante, un caso torpediere nemico. Siete sicuro, Stevens? Il vecchiettino che c'è sempre, no? Siete sicuro, Stevens? Sicurissimo, comandante. Stevens, quante volte vi ho detto che un comandante in seconda non può essere sicuro se il comandante in prima non ha visto? Comandante, ma il caso torpediniere è sicuro, è a 2 miglia. A 2 miglia? Ora guardo io. Tac, il colpetto sul cappello così. Perché il comandante può mettere le manopole sotto le ascelle, il comandante fa così. A 2 miglia? Non vedo nessuna nave. Costare un miglio. Questo marinaio idiota, c'è sempre ragione. A 1 miglio non si vede nessuna nave ancora, Steven. Possibile? Accostare ancora mezzo miglio. Accostare mezzo miglio. Quanto costa un po' di miglio? Ma questo... Beh, è un cretino. È un marinaio proprio cretino. Non vedo nessun cacciatorpediniere, Steven. Accostare ancora... Comandante, se accostiamo ancora 1 metro, urtiamo contro la nave. È lì. È vero. Pronti il primo siluro, l'hanno già messo dentro. Bada bene! Comandante, ce l'abbiamo fatta! Il caso torpediniere sta fondando, bene! Emersione! Bene, vediamo, noi nel bagno ci diamo le pacche così da sopra. Bene, Jim. Immersione, comandante, apparecchi nemici. Immersione, chiudi i boccavetti, la bocca chiusa, non mi ricordo più, chiudere tutto. 25, 30, 35, 40. Bum. Comandante, stanno gettando bombe di profondità. Calma, ragazzi. Bum. Noi che abbiamo dei genitori che hanno lavorato e faticato per mandarci a scuola, a studiare, siamo nel bagno, che facciamo? Bum. Comandante, abbiamo toccato il fondo. Calma, ragazzi. Comandante, c'è una palla, l'acqua entra. Mano alle pompe. Le bombe sono guaste. Bloccare i compartimenti stagni. Non funziona il dispositivo. Mano alle pompe a mano. Non funzionano, comandante.
Calma, ragazzi. Siamo nelle mani di Dio. E lì, siamo lì, quasi nudi. Con le mutande lunghe fin qua, col pizzo, davanti allo specchio, con l'acqua che sale. Cioè noi, con la manina più idiota di noi, che fa da acqua che sale. E aspettiamo la morte nel bagno, in mutande, in piedi. Comandante, l'acqua arriva a mezza coscia. Calma, ragazzi. Comandante, l'acqua arriva al bacino. Non importa, ragazzi. Comandante, l'acqua arriva sopra le anche. Non importa, ragazzi. Non importa un corno, io sono un piccoletto, a me mi arriva la bocca. Alzatelo. Lo alzo. Comandante, non voglio morire io! Sono giovane! Quanti anni hai, Perkins? 17 anni. Bene. Parla col Nostromo. Nostromo Higgins? Nostromo Higgins è un vecchio, è un veterano, ti farà coraggio. Higgins! Comandante, Higgins è svenuto dalla paura quando abbiamo toccato il fondo. Bene. Allora Perkins aspetta che Higgins rinvenga e fagli il coraggio tu. Comandante, l'acqua è ai fianchi. Calma, ragazzi. L'acqua è al petto! Preghiamo, ragazzi. Comandante, l'acqua è alla bocca. Bevete piano. Potrebbe farvi male. E qui giochiamo il tutto per tutto nel drammatico. Siamo lì, coi capelli così, col sudore che ti è impastati, il vapore che ha creato così piccole gocce di sudore che scendono, quella medagliettina così qua che fa tanto marine, e noi giochiamo il tutto per tutto. Ci guardiamo allo specchio? No. No! No! Non voglio morire! Ho una madre che mi aspetta! Una madre che mi aspetta a Brighton! Mamma! Mamma! Allora la mamma entra... Cosa c'è? Mamma! No, non si trova mai sapone, porco Giuda! Com'è che ha pubblicato una sua poesia su questa antologia? Io l'ho pubblicata. È la prima volta in vita mia che la vedo. Non solo, ma dico, sono cascato proprio dalle nuvole. Quando me l'hanno detto credevo veramente uno scherzo. E no, c'è un testo di scuola, mi pare regolare, no? I bambini attingono qui da questo libro, no? E sono qui, tra Saba, vedo D'Annunzio, Oscar Wilde, cose. Una cosa mi fa ridere perché non era affatto un'intenzione... Non ho di queste verità, eppure qua è mia, è vero. Ho una quantità di poesie che potrebbe anche costituire domani come volumetricamente un libro, forse anche più di un libro, perché ho cominciato a scrivere a 15-16 anni, ma sono tutte immagini, sono cose molto, molto, molto delicatine, sono proprio, non hanno nessuna... sono il primo critico di me stesso, nessun nervo poetico, infatti non le ho mai pubblicate. Il fatto è che c'era una giornalista, che oggi è anche una brava scrittrice, che 15 anni fa andò a casa mia per farmi un'intervista e, come successe a molti, non mi trovò in casa, trovò però mia madre. E le madri vedono sempre i figli piccoli e bravini, tanto bravini, e mia madre le permise di mettere le mani nei miei cassetti, nei miei quaderni, nelle mie cose, e trovarono 7-8 di queste poesie che poi pubblicarono su certi settimanali. E questa è rimbalzata qui in mezzo a dei nomi che così, insomma. Che impressione prova a trovarsi in compagnia di questi nomi illustri? Beh, dico, mi fa un'enorme impressione, come se io da ragazzino avessi letto la poesia di Carnera tra una poesia di Foscolo e una di Keats o Shelley o Byron, non so, troppo onore. A parte il fatto che, devo dire, è di un'estrema utilità a venire, perché fra due generazioni Walter Chiari comico non rimarrà niente.
Mentre invece fra 50 anni un bambino prenderà questo libro e dirà: Chiari, però, questo Chiari. Mi fa piacere. Ci vuol leggere questa sua poesia? La Margherita tende il suo verde braccino e nel suo bianco palmo dalle tante dita c'è un giallo soldino. Forse vuol comprare un po' di brezza che la culli o due gocce di rugiada per farsene due monili, perché stanotte c'è luna piena e bisogna mettersi in abito da sera. Non è il luogo e il tempo, il momento più adatto per parlare dei baci, perché in televisione non si può molto parlare dei baci. Comunque anche attraverso la televisione noi abbiamo visto qualche volta che cosa sono i baci. Dunque conosciamo il bacio degli sportivi, ecco, la domenica quando vediamo la partita vediamo quando uno segna un gol, quelli della squadra saltano addosso a chi ha segnato il gol e lo baciano, proprio si baciano. Anche qualche avversario qualche volta cavallerescamente salta addosso all'avversario che ha segnato il gol, ma è per staccargli un orecchio. Poi sappiamo quel piccolo bacio che ci dà fastidio quando troviamo un amico nostro col bambino. E allora il papà dice al bambino: vedi questo è zio, dagli un bacio. Il bambino fa beh, così a noi. Poi abbiamo il baciamano, cioè il baciamano che è quello che fanno certi signori, così, che sembrano tutti inamidati, proprio inamidati anche nella pelle, ossa, tutto, spina dorsale, che baciano così. Stare attente, signore, voi a questo baciamano, quando a voi piace sentire proprio le labbra dell'uomo che vi bacia la mano, attenti perché sulla Costa Azzurra un giovanotto baciava le mani, tutte le donne contente, ah come bacia le mani quel giovanotto proprio con le labbra così, e poi sparivano i brillanti dagli anelli proprio, se li mangiava così. Poi c'è il bacio a Ciampino, il famoso bacio a Ciampino, cioè Fiumicino, mi ricordo, da Ciampino, Fiumicino, i baci delle dive che arrivano, cioè le dive che arrivano sposate, perché in America si sposa molto facilmente, cioè arriva una diva, scende dall'aereo, tutti la salutano, how are you, how was the trip, are you going to make a picture here, e la ragazza che dice, ho una piccola sorpresa per voi. Mi sono sposata in aereo. Ah, dice il giornalista, bene, ma ha fatto un buon viaggio. Ho fatto un viaggio veramente splendido, meraviglioso. Ho provato sensazioni bellissime volando in mezzo alle nubi. Dice, ma accidenti, come parla bene italiano? Dove l'hai imparato? Alla radio con le onde corte. Genevieve. Oronzo. Posso io... Oh no, non oso. Oh no. Osar debbo? Posso osar? Chissà se essa consente. Ma sì, voilà, osiamo, voilà. Noi siamo sempre gelosi. Cosa succede all'uomo? Succede che vorrebbe ballare con una bellissima donna. La sua compagna è molto bella, ma non vorrebbe che gli altri la guardassero. Oh, il geloso vuole la credenza popolare, sopracciglia folte. Ah, mi avvisava che erano le basette. Tanto basta che siano dei peli in giro così. Chissà perché i gelosi devono avere tutta la faccia via. Questo era il baffo. Oramai, mettiamo qua. È uguale. Il geloso ha solamente delle... non si sa perché delle cose in più. Ecco qua. Ah, ce n'è un altro. C'è già qua. Vai, tocca. E l'uomo geloso balla così. C'ha la sua ragazza là. Guarda in giro. Qualcuno se n'è già andato. Sono rimasti in pochi. Due miopi li conosco, sono miopi. L'altro là, certo arcicollo, sta sempre di qua. Non vede altre tre coppie. Valla, non farla bella, fatte brutta, eh? Storta l'occhio, su. Thank you.
Non gli apparteneva l'arroganza, la strafottenza. L'aria gentile del ragazzone, però, sì, un misto di simpatia e vitalità, dinamismo e sfrontatezza. Gli ingredienti, insomma, per far girare la testa a qualsiasi donna. A centinaia, si dice, la persero per lui. La più fotografata, quella con la bellissima Ava Gardner, e poi ancora Anita Ekberg, Nina, persino la grande Anna Magnani non ha resistito al fascino del bel Walter. Con Delia Scala, la storia d'amore più vera e delicata. La mia età l'ha detta già Tognazzi 2 settimane fa. Walter Chiari del 24, dimenticandosi di dire che lui del 22. Camerino, camerino di teatro, dove avvengono tutte le trasformazioni. Di qui noi entriamo in un modo e usciamo in 50.000 altri modi. Camerino di un comico. Che differenza passa fra un comico e un attore serio? L'attore serio, una frase, la bice, così. Signore, io sono venuto a lei solamente perché lei mi renda giustizia. Vengo da lontano, ho passato mezza vita chino sui libri. Ecco perché le chiedo il mio posto in mezzo agli uomini, con la dignità e il rispetto che mi si deve. Impeccabile, però. Invece, voi dite, un comico non deve trasformarsi in molto baffi, barba, tutto cambiato, niente. Basta un cappello, non ci credete? Un cappello. Lo stesso attore, con lo stesso tono, ma così. Signore, io sono venuto a lei e vengo da lontano, ho passato mezza vita chino sui libri. Ecco perché le chiedo il mio posto che mi spetta in mezzo agli uomini, con la dignità e il rispetto che mi si deve. Dunque, hai sentito la notizia, vero? Noi da questo dobbiamo toglierne un fatto teatrale, uno sketch, un piccolo atto. Adesso riepiloghiamo. Dunque, è morto il più vecchio garibaldino di 127 anni, poveretto. La sposa ignara ignora la notizia. Hai capito? La sposa ignara e ignora la notizia. Quindi bisogna avvertirla, bisogna farla partecipe della disgrazia. Come si fa? Ma tu pensa, questa poveretta che l'ha in casa, mentre aspetta il suo maritino che sa che è andato a giocare al pallone. È lì che gli prepara i fiocchi d'avena e non lo vede tornare. Qualcuno deve avvertirla. Ma chi si può mandare? Vieni avanti! Vieni avanti! Vieni avanti, cretino! Il fegato mi mangio, ma non posso farne a meno. Eppure mi fa pena perché è buono, è caritatevole, è servizievole, ma delle volte c'ha una rotella che non funziona. Sì, perché delle volte non lo capisco più. Ieri, per esempio, mi ha detto: ci troveremo di fronte alla posta centrale. Se arrivo prima io, faccio un segno blu. Se arrivi prima tu, lo cancelli. Chi lo capisce? Chi lo capisce? Io non lo so. Bravo, sei stato molto, molto svelto. Hai visto? Hai fatto? Allora, come ti sei attenuto? Ho fatto quello che mi hai detto te. Hai fatto quello che ho detto io? Sì. Bene. Allora l'hai compilato? No, adesso leggiamo il telegramma prima. Vedrai che bel telegramma che ho fatto. Non mi ha aiutato nessuno. Oh, lo so, il telegramma l'hai fatto? L'hai compilato? Questi sono pettegolezzi, lascia stare. Ne parliamo, prima parliamo del telegramma. Ma sto parlando del telegramma! L'hai fatto il telegramma, l'hai scritto! Io il telegramma l'ho scritto. Oh, e allora l'hai compilato! Oh. Io non ce l'ho con nessuno. Questa è una voce che hanno messo in giro. Ma quale voce? Io quel Pilato lì non lo vedo da almeno 2 anni. Ma cosa dici? Ma Pilato è morto 2000 anni fa! E noi mandiamo il telegramma alla vedova adesso. Ma che cosa c'entra il telegramma della vedova? La garibaldina che deve ricevere il telegramma! 2000 anni di ritardo è quasi il ritardo regolare che fanno le poste italiane oggi. Senti, fammi il favore, guarda. Io voglio sapere cosa c'è scritto lì. E che allora perché mandiamo ti il prego telegramma alla vedova di Pilato? Ma non c'entra la vedova di Pilato! È la vedova del garibaldino!
No, è il Garibaldino che è morto. È il Garibaldino che è morto. Ma anche Pilato. Anche Pilato. E allora c'è un'epidemia in giro. C'è un'epidemia. Senti, fammi comunque ho capito, non mica sono stupido io. Il telegramma si manda alla vedova del Garibaldino. Ah, meno male, l'hai capito. Alla vedova di Pilato, chi glielo manda? Senti, lascia stare Pilato! Quelli 2000 anni che aspetta il marito. Mi fai morire. Insomma, io è questo che voglio conoscere. Adesso te lo leggo. Ah, rendimi edotto. Ma quando mai me l'hai prestata? Che cosa? L'acquedotto, lì, quella cosa. Senti, non fare il cretino, dimmi cosa c'è nel telegramma. Ah, adesso ti dico. Vedrai che bel telegramma. Sentiamo. Virgola. Come inizi un telegramma con la virgola? Perché non si può. No, non si può, no. E cos'è quello? È una virgola, ma non è bella, non era proprio una virgola. C'era il pennino che era sporco e l'ho pulito. Vabbè, sul telegramma, vabbè, vai avanti. Cara signora. Beh. Ah no, prima c'è un'indicazione sopra. Che cos'è? Questa è una cosa. Sentiamo. Hong Kong. Hong Kong. Ma scusa, cosa c'entra Hong Kong? Ma hai detto te. Hai detto... prima di dare la notizia di partire da lontano. Oh, mamma mia, mi fai morire. Hong Kong. Oh. Cara signora, vi devo dire che vostro marito scusa, cosa vuol dire quel Perché me l'hai detto te? Cosa t'ho detto? Tu mi hai detto di far capire e non far capire. E allora? Cara signora, si capisce. Ma Ah no, mai lo capirà bene. Ti bene. Devo dire si capisce, ma non lo saprà mai. Mai. Che vostro marito sta bene. Sta bene? Come sta bene? Aspetta un momento, no? Tu hai detto di dirlo piano piano. Prima partiamo dalla salute, poi ci ammaliamo a poco. Vostro marito sta bene. Però se avete un vestito nero, dategli una stirata che non si sa mai. Ma sei ammattito, sei. Vostro marito sta bene. Sta bene. Scoppia di salute. Come ti scoppia? Scoppia talmente tanto di salute che è scoppiato. Ma come è scoppiato? Glielo dici così? No, ma aspetta, è scoppiato di salute. Ah, di salute. Sta talmente bene che fra 3 giorni sarà a casa. Sarà a casa? Ma dico, cosa dici? No, un momento, sarà a casa fra 3 giorni. Beh, non domani, perché domani ci sono i suoi funerali alle 9:30 in punto. Vai via, sai, ti sono stato. Questa giacca non mi convince, la moglie. Lui che aveva già sorriso, come non ti convince? Te fa spendere 400.000 franchi. Non la capisco questa giacca, scusa. Poi la mi pare anche squadrata. Come? La giacca la mi pare squadrata. Squadrata. 400.000 franchi il Cerioni e mi fa la giacca squadrata. Dice... Allunga un po' le braccia. Guarda le braccia. Le vedi? Il braccio destro esce il postino e l'orologio all'orologio che te ti ha messo tipo Gianni Agnelli. Il braccio destro. Braccio sinistro. Non esce nemmeno un centimetro di impostino della camicia. Questo vuol dire che la manica destra è più corta. Madonna, ma non è vero. 400.000 lire e c'ho la manica destra è più corta della sinistra. Corre dal Cerioni, pronto Cerioni! Ah, presto Cerioni. Lei è il cliente, le andavo via poco fa. Sì, sono ben tornato. 400.000 lire a mia moglie, una mia stupida, sa. L'ho sposata per quello. La dà fastidio, però lei mi è stupida. Guardi.
Gli è bastata un'occhiata! Guarda il braccio destro! Braccio destro con il polsino e l'orologio fuori! E il braccio sinistro non si vede nemmeno un centimetro ed il polsino! La manica destra, dunque, le è corta 4 centimetri più di quella sinistra. Caro il mio cliente, lei non è un mio cliente abituale. Io sono un gran sarto come un grande artista, come uno scultore ellenico. Io la morfologia la creo dal vestito a colui che indossa il vestito. Non solo io gli ho fatto la giacca corta, è lei che c'ha il braccio lungo. Lei quanti anni ha? 62, vede? Vuol dire che lei, durante la guerra, lei la c'aveva, diciamo, 22 anni, per cui è stato balilla, avanguardista e fascista. Per cui lei ha avuto 8 anni di salute al duce, salute il preside, saluta la scuola, saluta il caso, saluta questo, saluta quest'altro. E allora... Ma allora, cosa devo fare? E niente, le semplice, su, lei la c'ha la cosa così. Vede, la manica è lunga? La manica è lunga, ecco, tiri sulla spalla. Tiri sulla spalla, vede che la manica non è più lunga. Ma com'è? E vuoi in giro con la spalla così? Sì, perché la spalla così l'è bella preparata. Si chiama la spalla dell'uomo che sa tutto. Cioè, il déjà vu. Cioè, gli dicono, hanno occupato l'Afghanistan. E fa, oh, lo sapevo. Una mareggiata l'ha distrutto. Lei ha la spalla del cinismo, no? Del déjà vu, come si dice a Parigi. Lei, un tifone l'ha spazzato le Filippine. Si sapeva prima o dopo. L'ho alzato la cosa, però adesso alzando questa la falda si alza e si abbassa quest'altra. E dice, certo, devi saperlo. Allora, se si alza sta falda, facendo così, perché ne abbiamo due arti, con l'arto superiore l'alzata, lei abbassi l'arto inferiore, la gamba. Tenga questo dritto. Abbassi la gamba. Prima la manica era fuori e lei mi dice che è sulla spalla. Tiro sulla spalla, salta la falda, mi dice abbassa la gamba. Ora io qui abbasso la gamba. E mia moglie l'ha notato giustamente, perché la mia stupida, che abbassando la gamba abbassa il busto, le due falde vengono in avanti e di dietro si solleva. Chiaro? Ma lei ha le reni? Un bel colpo alle reni. Così. Gamba resta piegata, sinistra quasi rigida. E le reni così. A questo poveraccio, che non può neanche prendere l'automobile perché non può salire nemmeno, comincia ad andare a casa così. Il gruppo dei più, dei maggiorenti, i mandarini di Torino, i Nasi, gli Agnelli, Boniperti, Luca di Montezemolo, tutti quanti vedono passarlo e dicono, guarda quel poveraccio, ha tutti i mali del mondo, la spalla atrofizzata, scoliosi, osteoporosi, la lussazione dell'anca, ha perfino un crampo alla gamba, ma deve avere un sarto che è una cannonata. I got a wolf on the string sitting on the rainbow. Che bello finci lavorare. Non sono venuta a comedia perché è bella commedia. Perché mi è finita. Perché è venuta bene stasera. Ma è bello finire di lavorare. E io? Tu hai detto io, sai, Walter. Ma dico, chiudete la trasmissione, mi tirate in ballo, poi chiudete senza di me, così. No, ma io non credevo che venissi più, perché tu qualche volta, insomma, fai stare anche un po' con il patema d'animo, perché arrivi sempre all'ultimo momento. Ma arrivo?
Grazie, Walter. No, no, grazie a voi, veramente grazie a voi, perché è la prima volta che mi accorgo che il tempo è veramente caduco e le parole altro non sono che inutile ciarpame il più delle volte. Infatti, da oggi in poi sarò misurato. Pensa che anche Demostene, in fondo, disse un giorno ad un allievo: la parola altro non è che una spirale che avvolge l'oratore intorno sempre di più, fino a quando diventa materializzata come se fosse un mattone sopra l'altro, parola per parola, e diventa un edificio che a poco chiude l'oratore come in una prigione, prigioniero delle sue stesse parole, sicché la parola diventa un certo punto. Come posso definirlo? Era una luce, era un uomo chiaro, era una parete bianca.